Agnese, io vi porto il saluto come padrone di casa delle ACLI provinciali di Bologna e quindi su questo a nome mio della presidenza ma del consiglio provinciale. Le ACLI quando sono stati contattati da un nostro presidente, l'amico Ettore Di Cocco, per in cui mi ha presentato l'iniziativa, quella di stasera, ho detto fin da subito assolutamente sì, perché credo che parlare di Aldo Moro è veramente importante, perché quello sicuramente verrà detto anche dopo di me. Ci sono tante cose che sono all'oscuro anche oggi, dopo tanti anni ancora molte cose non si sanno. Oggi qui abbiamo delle autorevoli autorità che sicuramente lo faranno uscire anche dei nomi, quindi è giusto che, visto che questo è un tour che sta girando per tutta Italia, dove i due relatori che sono qui, che sono appena arrivati, lo stanno facendo in tutta Italia, quindi è giusto che anche qui ci fosse anche la tappa qui a Bologna, quindi questo lo ritengo veramente importante. Poi sicuramente anche i suggerimenti, l'introduzione che farà l'amico Cella prima di sentire i nostri relatori esterni ci aiuterà sicuramente su quello che può essere tutta la serata. Io a nome delle ACLI veramente vi ringrazio. È chiaro, oggi è un giorno importante perché sapete benissimo, non voglio aprire una polemica, ma oggi 24 novembre, ieri ci sono state le elezioni, quindi è da ieri sera, da tutta la notte, anche tutta la giornata che si parla di quello che è stato il responso elettorale. Tanta amarezza sicuramente da parte di tutti i cittadini, ormai veniamo descritti su tutti i giornali, anche all'estero parlavano del responso dell'Emilia Romagna, quindi questo è un dato che fa pensare. È chiaro che l'attenzione, in qualche modo parlo di quello che è l'associazione Le ACLI, che in qualche modo hanno inviato l'appello ai cittadini di andare al voto, poi comunque i cittadini sono ben liberi di poter fare quello che vogliono. È chiaro che questo ha lasciato un amaro in bocca a tutti quanti i cittadini. Da qui l'augurio al presidente Bonaccini che veramente possa in qualche modo, con la nuova giunta, il nuovo consiglio, veramente riconquistarsi la fiducia dei cittadini emiliano-romagnoli. Io con questo vi ringrazio, passo la parola adesso al dottor Cella, che è qui e che introdurrà tutti i lavori. Grazie. Cari amici del Partito Democratico, grazie per aver riaperto la vicenda della fine di Aldo Moro. Grazie per la nuova commissione parlamentare d'inchiesta che avete promosso. Grazie per il giro che fate per l'Italia spiegando e illustrando quello che state intuendo e scoprendo con i lavori della commissione. Giocate in un ambiente un po' arido. La notizia del 12 novembre scorso che il procuratore generale della Repubblica di Roma, Luigi Ciampoli, chiede di procedere per concorso in omicidio contro l'ex funzionario del Dipartimento di Stato USA, Steve Piesenik, superconsulente del ministro Cossiga nei comitati di crisi dell'epoca, è rimasta confinata ad alcuni quotidiani versione online e all'iniziativa della vostra commissione d'inchiesta, senza ripercussioni sulla discussione pubblica, che in qualche modo una qualche dimensione storico-politica della realtà dovrebbe pure avere presente. In effetti, in questi argomenti si rischia sempre di fare la cronaca degli orrori. Voi ponete giustamente non solo il problema del chi ha ucciso Aldo Moro, ma anche del perché lo ha fatto. Il perché introduce, prepara le cose importanti che allora stavano accadendo e alle cose importanti che sono successe dopo nella società e nelle istituzioni, in conseguenza dello scopo conseguito dai responsabili dell'uccisione. Il dopo sono i 36 anni senza Moro,
compresi questi nostri ultimi anni. L'accusa del procuratore Ciampoli si rivolge giuridicamente a una persona sola, ma come immagino esplorerete, rinvia alla responsabilità politica di un ministro, di quale personalità politica, e di un paese alleato, di quale alleato. Essa sembra abbastanza verosimile. Le Brigate Rosse avrebbero sì autonomamente pensato e condotto il sequestro di Moro, ma sarebbero state accortamente manipolate e pilotate, obiettivamente istigate, verso l'esito finale dal Viminale, nel cui ambito era già stata presa una decisione di morte per l'uomo dei governi di solidarietà nazionale. La nostra preghiera è di approfondire senza tregua questa accusa. Essa potrà sì presentare complicazioni interne ed eventualmente connessioni con altre possibilità, ma come viene presentata dal procuratore Ciampoli è così densa di valore giuridico e insieme politico da meritare di essere o confermata o decisamente tolta dal novero delle cose cui rendere testimonianza. In una commissione come la vostra credo meriterebbe un adeguato approfondimento lo stesso disegno politico di Aldo Moro, decisivo, stando all'accusa di Ciampoli, se non nella prima parte della vicenda, il sequestro, nell'ultima, cioè l'uccisione. Moro, l'uomo dei governi di solidarietà nazionale, immagino sufficiente a spiegare una morte pilotata da così significativi ambienti politici interni e internazionali, il solo abbandono della clausola ad escludere il Partito Comunista dall'area di governo, la clausola, una clausola risalente alla primavera del 1947. Tuttavia, per capire davvero che cosa abbiamo perduto con la morte di Aldo Moro, di che cosa abbiamo ancora bisogno, sarebbe interessante capire se nell'intuizione di Moro, rispetto al compromesso storico di Enrico Berlinguer, si stavano già chiarendo, prima della morte, i tratti della compiuta democrazia dell'alternanza. Non so se questo sia compito della commissione d'indagine, ma quali controindicazioni ci sono per non farlo anche in una commissione parlamentare? Considero tuttora una grave mancanza di politici e storici la scarsa attenzione per la testimonianza di Giovanni Galloni, autorevole politico di allora e collaboratore di Moro, contenuta nel volume 30 anni con Moro, editori riuniti, è un libro del 2008. Ci sono singolari confidenze di Moro a Galloni. Brevemente all'ordine del giorno la formazione del governo monocolore Andreotti, sostenuto dal voto favorevole sul programma innanzitutto dei comunisti. Moro esclude con Galloni che l'accordo sul governo di programma possa durare oltre il giugno del 1981, e cioè oltre la scadenza della legislatura allora in corso. Proprio in virtù dell'evoluzione collaborativa tra i due partiti, entro quel termine, Moro si attende, racconta Galloni, che la DC confermi la linea popolare di riforma del partito della segreteria Zattanini e il PC la sua completa autonomia da Mosca. Sto citando, alle prossime elezioni la DC, prevede Moro, si presenterà con un programma alternativo al PC, ma il più possibile avanzato, su una linea di riforme democratiche, rifiutando uno schieramento di destra,
sempre virgolettato. Il PC assumerà una speculare posizione alternativa, pur avendo in comune con la Democrazia Cristiana i principi fondamentali della Costituzione. La DC, e qui le virgolette sono essenziali, cercherà di vincere le elezioni, ma se anche dovesse vincere lo schieramento alternativo democratico di sinistra, guidato dal Partito Comunista, rimasto fermo sui principi costituzionali, noi, dice Moro, passeremo all'opposizione, ma la democrazia nel paese non sarebbe per questo compromessa. Da questi passaggi si comprende come la democrazia compiuta dell'alternanza di Aldo Moro non solo accolga una logica e un dinamismo di programmi e di azioni alternative, ma presupponga, tra le forze in competizione, la condivisione dei principi fondamentali della Costituzione, non di una Costituzione qualsiasi, ma di quella italiana, della progressiva Costituzione italiana, della Costituzione italiana socialmente, economicamente, civilmente avanzata. L'Italia non ha conosciuto la curiosa alternanza tra un partito di ispirazione cristiana niente affatto assimilabile alla destra e un partito comunista sì, ma ormai assicurato al quadro dei valori della democrazia occidentale. Entrambe due esperienze profondamente radicate nell'esperienza italiana. A causa della morte di Aldo Moro, poco dopo seguita da quella di Enrico Berlinguer, sembra quasi un destino, l'Italia ha invece conosciuto il suo bipolarismo dopo il crollo del muro di Berlino, nel pieno dell'offensiva del pensiero e delle politiche neoliberali, liberiste. Ciò mi sembra ha confuso un po' i ruoli e resa problematica per tutti un'autentica convinta adesione alla Costituzione, senza peraltro che qualcuno intraveda o abbia il coraggio di proporre un nuovo ordine costituzionale. Forse ha ragione Maria Fida Moro quando sprona a conoscere attori e circostanze della morte del padre per capire davvero che cosa siamo diventati, e aggiungo io il balzo che dobbiamo compiere per riempire positivamente la transizione di 36 anni dalla morte di Moro. Lo fate voi, della nuova commissione d'indagine parlamentare, cerca di farlo anche l'opinione democratica con incontri come questi. Grazie e auguri. Allora, prima di dare la parola ai presenti, vi porto anche il saluto, perché non può essere qui, del presidente regionale delle ACLI, Walter Raspa, che non può essere qui, quindi vi saluta tutti quanti, e anche del deputato Andrea De Maria, che per impegni istituzionali quindi non può essere qui, quindi si scusa con tutti quanti voi, ci teneva a esserci qui, però quindi comunque vi porto il saluto quindi di loro due. Adesso abbiamo due interventi che sono poi gli interventi più attesi, perché siamo tutti quanti qui. Le riflessioni di Miguel Gotor, senatore della commissione parlamentare proprio dell'inchiesta Aldo Moro, e poi la relazione, l'intervento finale dell'amico Gero Grassi, vicepresidente anche della Camera dei Deputati del gruppo del PD. Quindi do la parola prima a Gotor e poi infine al Gero Grassi.